Cari amici, ci troviamo sotto la scalinata del Campidoglio, proprio sotto gli occhi del sindaco Marino. Guardate, iniziamo il nostro secondo servizio proprio qui, dove troviamo due venditori di occhiali simpaticissimi, mi stanno salutando. Uno, due, ciao, tutto a posto? Tutto bene? Hai venduto oggi? Sì. Il sindaco qua sopra non ti dice niente, puoi vendere tranquillamente, ti ha dato il permesso? No, tranquillamente. Polizia problema, sempre a girare, perché sì, capito? Ma voi insistete però, lo sapete che non potete vendere qui? No, sì, poco. È chiaro il messaggio, il sindaco Marino è qui a 100 metri e quello che troviamo ai piedi di questa scalinata sono i primi venditori. Noi andiamo adesso in centro e vi facciamo vedere che cos'altro troviamo. Altare della Patria, qui c'è proprio un centro commerciale, guardate, questo sta vendendo occhiali, occhiali. Occhiali, occhiali. No? Sì, 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 sì. Occhiali, occhiali. Guardate, qui c'è veramente il massimo. Eccoli da quest'altra parte. Collanine, pallette. Queste sono le mercanzie, guardate. Occhiali di vario tipo. Ecco, si gira perché sennò non si vede bene la merce. Qui ne troviamo addirittura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui c'è un vero mercato. Proseguiamo il nostro giro, andiamo in centro e vi facciamo vedere il caos. Piazza di Spagna, presidiata da tre vigili urbani che sono fermi lì, qui a 20 metri dalla loro postazione, stanno vendendo gli ambulanti, guardate, eccoli qui, siamo a Piazza di Spagna. Questo è il quadretto di Piazza di Spagna. Adesso se ne sono accorti e stanno facendo una passeggiata sulla piazza, forse. Andiamo a vedere sotto la scalinata. Vedete questo posto? Qui c'erano i tre vigili, appena si sono spostati è arrivato l'ambulante. Vede le nostre telecamere e si squaglia. Scusi, mi scusi, mi dica un po', a lei va bene questo ragionamento a Roma? No, 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 assolutamente, io non sono di Roma, però non tollero, è intollerabile, cioè perché noi paghiamo le tasse, sappiamo quanto incide la nostra buona volontà nel contribuire nelle tasse, però è ingiusto, è indegno. Ma lei ha visto, qui c'erano tre vigili urbani. Ho visto, io faccio il carabiniere. Ciao, quanto le fai le rose, quanto vengono? Perché no? No, 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 non vendono niente, questi ce le regalano le rose. Attenzione, i vigili sono qui a due metri, e questi tranquillamente con le rose in mano. Cioè è incredibile, con le rose in mano sotto gli occhi dei vigili e qui non succede niente. Qui altri due, uno, due, eccoci, arriviamo. Pallette dall'altra parte, dice no, non te possiamo riprendere, dice che non lo possiamo riprendere. Ne abbiamo contati già una cinquantina. Lì Valerio inquadra la macchina della polizia di Roma Capitale. Eccola. I tre vigili stanno passeggiando e qui tranquillamente non è cambiato nulla. Quindi i nostri amici giornalisti che scrivono sui giornali, sulla carta stampata, hanno ragione. Qui non sta accadendo nulla. La zona non è presidiata nel modo dovuto, forse, e quindi noi proseguiamo il nostro giro. È arrivata un'altra pattuglia qui sul posto. Abbiamo visto che stava parlando con gli altri vigili, infatti qui ora sono diventati quattro e stanno studiando sicuramente il problema. Vediamo che cosa succede. Riconfermiamo la situazione già denunciata da altri nostri colleghi della carta stampata. Qui a Piazza di Spagna ci sono moltissimi ambulanti. Quello che è grave è che ci sono solo tre uomini della polizia di Roma Capitale e questo la città non se lo può permettere. Rimarremo su questo problema e vi documenteremo a breve altre realtà nella nostra città e speriamo che prima o poi, anzi prima, il sindaco Marino dia una mano a risolvere questo problema.